cioè, c'è un con muro il blu vicino al palo, proprio come l'hai sistemato te. È una te. Pagliacciata. Parte sepe, parte la palla come sul vertice. Noi è scritta bene, proprio così la posizione. Allora, c'è un gran casino, guardate, sepe è qui. Qui c'è un giocatore della Juve davanti alla barriera dell'Empoli. Dai, dai, tutti dai. I giocatori sono sia pericolosissima. Spruzza adesso Giacomelli. Sì, perché arrivano altri. Guardate, è una situazione pazzesca. Questa è la situazione che si è venuta a creare su questo calcio di punizione incredibile. Sempre. Si poteva dare e non si poteva dare. Ma non lo so, le regole come sono? C'è una pagliacciata. La regola. Attenti, è Tevez che tirerà vicino a Vidal. Vidal. Si allontana l'arbitro Giacomelli. Vidal chiede la distanza dal Tevez, il tiro no! Lo sapevo! Che gol gli ha messo il bambino! E gol, la pace! La pace! Vai, fai il giro. Come le belle gnocche sui ring. Eccolo qui, va come se fosse il primo round, primo gol. Eccolo, ecco Cesare Pompilio che va a segnalare la vittoria, meglio il successo del primo gol. Londa. Pereira in avanti a cercare Tevez, che si libera l'avversario, prova a puntare l'area, Tevez ancora, la Pasce al limite dell'area, prova un dribbling, il tiro, parato a Tevez! Percussione della pace, Tevez ancora protagonista. E la chiudiamo qua. E adesso avete ancora da dire? Londa Moretti, Londa. Messa per la Juventus. È finita. Ha vinto la Juve. Luigi, scrivi una lettera a Martini. Sempre in testa. Vedi la Juventus come gioca. Così devi andare avanti. Stupisco, perché la Juventus nel secondo tempo non ha fatto niente. Ha giocato prettamente da provinciale. Ma non è vero. È giusto che abbia vinto perché ha giocato da provinciale. Guarda come si rilancia. Ha ragione, fallo parlare. Ma lei deve intervenire, lo deve sono fare. Sono intervenuto. Ma guarda, non si trova l'intervento. Guarda lì. Lo deve andare a casa. Ah no, chi legge Buoni. Senza aver... Però, Sandrea, chi legge il risultato senza aver visto la partita... Non immagina le sofferenze della Juventus che e non immagina soprattutto quella punizione a due. Ha detto giusto, ha fatto un secondo tempo completamente se la suona, da provinciale. Se la cantano ma se la giocando da provinciale, non è una vergogna. Intanto, Marcello. Assoluto.